innanzitutto ringrazio l'organizzazione della settimana per averci sfidato a una serie di riflessioni che stamattina secondo me si esprimono e appaiono chiarissime su un tema che invece la comunicazione generale, diciamo il livello attuale della comunicazione, rende abbastanza diverse o nulle. Oggi, se si parla di sfide della popolazione a una politica di sanità, l'approccio tende ad essere completamente diverso. Ecco, e mi sembra che la sequenza della discussione ci abbia portato all'ultima constatazione che lo esplicitava. Cioè, noi tendiamo a occuparci della longevità come un tema ancora fondamentalmente individuale, no? Mentre ci occupiamo della salute come tema collettivo. Cioè, io credo che se lanciassimo un'inchiesta su quale abbinamento si fa sulla salute da parte della popolazione intesa in modo onnicomprensivo, salterebbe fuori i problemi che un politico conosce bene, cioè il tempo di ritardi nell'accesso all'assistenza, le deficienze, diciamo, della sanità e tutto il tipo di problemi che secondo me appartengono a una questione che qui stamattina non è stata mai evocata, cioè la parola politica, no? Cioè, io sono assolutamente convinto che la problematica che una delle sfide di una popolazione che invecchia è proprio la sfida di come una popolazione che invecchia sfida la politica e non soltanto il suo modo individuale di affrontare il tema o il tema che è collettivo della conoscenza dei problemi coinvolti dalla vicenda in quanto tale. Cioè, una popolazione che invecchia, no, prima di tutto dovrebbe prendere coscienza della sua dimensione macro. Cioè, io vedevo in recenti discussioni anche che appartengono alla settimana il problema di quanti sono i vecchi e quanti sono i giovani. Se prendete le dimensioni mondiali, mi piace di non averle in questo momento con me, cioè di quanti sono i soggetti a cui si dovrà applicare il problema dell'invecchiamento, no? E in che condizioni questa questione si svolge, per esempio nello spazio dell'intera Terra, che è coinvolta da una demografia notevolissima, per di più e da una mobilità crescente. È chiaro che il problema di cosa succede a una popolazione che invecchia è coinvolto in misura rilevantissima da temi diciamo, che non appartengono alla tradizione dell'approccio individualista della salute. E in questo, diciamo, il richiamo al caso di Montaigne è interessantissimo, perché il problema è il cavallo. Cioè, oggi il problema, secondo me, non è soltanto come l'uomo a cavallo
diciamo, segue e studia i suoi problemi nel rapporto col cavallo. Ma il tema vero è che il cavallo sta impazzendo, no? E quindi pone dei problemi. Per esempio, voglio dire, una riunione come questa in Africa, no? Probabilmente ci porterebbe, diciamo, senza nessun, quasi naturalmente, a discutere della sanità in modo radicalmente diverso. Ma io vi devo dire che, senza andare lontano, questa settimana ha dimostrato concretamente che noi viviamo oggi l'invecchiamento come un problema urbano. Ecco, la nostra Costituzione assegna i problemi della sanità alle regioni. Io mi sono trovato a gestire con i responsabili della regione, per i vecchi amori regionalisti che fanno parte della mia vita, il tema: ma perché dell'invecchiamento si occupa il Comune di Milano, no? Mentre in un certo senso l'invecchiamento fa parte della sanità, no? E allora il problema della sanità è un problema da riferire alla tipologia di vita urbana, o è un problema da riferire alla tipologia di vita, prendiamo il caso, regionale, sarebbe la Lombardia, ma alla vigilia delle elezioni europee basterebbe domandarci come questo discorso muta se lo riferiamo all'Europa, e chiaramente come muta se lo riferiamo al mondo. I dati macro sull'invecchiamento della popolazione sono impressionanti, cioè noi sottovalutiamo il fatto che in un certo senso negli ultimi 50 anni il tema dell'invecchiamento ha cessato di essere un tema individuale, ma sta diventando un tema collettivo, esattamente come era il tema della malattia, il tema della carenza di salute, diciamo 50 o 60 anni fa. Quindi io il primo punto che vorrei proprio sollevare, e direi che l'ho trovato implicito ma presente nell'intervento del magnifico rettore, è quello: oggi quando parliamo di invecchiamento, parliamo di sanità. Quando parliamo, appunto, parliamo del cavallo o parliamo di Montaigne? Perché mi siete, tra l'altro, personalmente io ho cominciato la mia vita politica scrivendo un libro che aveva per titolo Le redini del potere, no? Perché poneva il problema del qual è il modo in cui si va a cavallo oggi. Cioè, chiunque abbia cavalcato sa che, diciamo, il buon cavaliere usa pochissimo le redini, no? Le usi in particolari, ma il controllo del cavallo non viene operato attraverso le redini, come pensa la persona che non è mai andata a cavallo. Sostanzialmente le redini sono uno dei modi con il quale si controlla una parte della problematica del rapporto col cavallo. Oggi qual è il rapporto, lo pongo qui, tra i discorsi che abbiamo fatto noi qui, no? E l'invecchiamento in un paese africano, oppure, diciamo, per non andare tanto lontano, diciamo,
su una delle zone di sbarco delle nostre isole o del Mediterraneo. Cioè, se noi prendessimo per esempio una serie di riflessioni sulle popolazioni sbarcate a Lampedusa, no? Io credo che probabilmente troveremmo delle considerazioni radicalmente diverse. E allora io no, capisco che in fondo la sensibilizzazione alle tematiche procede anche settorialmente, ma una cosa però vorrei raccomandare: se si può ripetere un'esperienza civica come questa della settimana che voi avete animato, ecco, se ponessimo il problema dell'invecchiamento e il potere, no? Perché sarebbe interessante vedere perché la gente non va a votare, no? L'elettore che non vota è un malato. Di che cosa è malato, se è malato, no? Perché indubbiamente incarna una difficoltà, una discrasia, nel senso che in fondo noi abbiamo una Costituzione che ci suppone elettori, no? Nel momento in cui non esercitiamo questa funzione, è questa una patologia, cioè una scelta, diciamo, neutra rispetto al tema, ai temi che abbiamo sentito dibattere, appunto il bambino che gioca con la terra o Montaigne che va a cavallo. E secondo me, da questo punto di vista, la dimensione fondamentale è il rapporto tra l'invecchiamento e il potere, cioè come la nostra società è organizzata nei confronti del potere e come una società invecchiata vive la problematica del potere in termini molto diversi da una società che, per esempio, per fare un esempio, ha abolito la leva. Per cui in un certo senso sarebbe interessantissimo studiare come nel percorso di vita di un giovane di cui abbiamo sentito citare le ben note problematiche psicologiche che sono patologiche fondamentalmente anche, ecco, come per esempio ha agito l'abolizione nell'esercizio di un obbligo che era formativo di un'esperienza di vita, no? E non a caso discriminava, diciamo, l'attitudine tra il riformato e il non riformato, chiunque abbia soltanto, credo, abbia pensato dopo l'abolizione della leva, non può non sapere che prima dell'esistenza della leva, nell'esperienza anche fisiologica di una persona, c'erano i 18 anni o i 24 anni in cui avveniva qualcosa che ovviamente aveva delle conseguenze importantissime nell'atteggiamento, nella salute, e difatti era basato sulla separazione sani non sani, affermata in modo che a volte era una liberazione, a volte era una diciamo umiliazione. Ecco, e quindi in sintesi quello che io, il contributo che io vorrei portare in questa sede in cui mi avete definito imprenditore, ma io ho smesso di fare imprenditore da parecchio tempo. Oggi il problema è l'intrapresa dei rapporti
col potere, perché in nessuna delle cose che sono state dette non si poteva individuare una problematica di rapporto col potere, cioè che tipo di organizzazione passiva dell'invecchiante proponiamo, no? Cioè si va dall'età postulate dalla normativa, no? La pensione, per esempio, il discorso, l'invecchiamento in un mondo ben protetto pensionisticamente è diverso o no da un invecchiamento in una società che ha una struttura pensionistica completamente carente? Ecco. Questo vale anche per il giovane, perché la gioventù con una prospettiva di pensione di un tipo è tutta diversa dalla prospettiva di pensione di un altro tipo. Quindi, in sostanza, quello che credo è l'unico contributo che mi sentirei di dare all'insieme dell'interessantissima discussione che abbiamo fatto, che si è partiti al fondo dalla problematica dell'invecchiamento come una problematica individuale, e lo è, nessun dubbio, cioè ha ragione Montaigne di dire che il problema è nell'uomo che cavalca. Però oggi ho l'impressione che invece il problema dobbiamo abituarci a capire che il problema dell'invecchiamento oggi è nel collettivo. Cioè il rapporto, per esempio, tra il museo ipotizzato come un museo adatto per i bambini e il tipo di organizzazione ancora prevalente dei nostri musei, dice subito che noi abbiamo, per esempio, una organizzazione museologica di sostanzialmente fatto per le età mature, non fatto per andare incontro ai giovani. Quindi, ecco, io vorrei soltanto portare questo contributo. Prima di tutto, l'invecchiamento come studiato da delle ormai minoranze urbane, no? È una problematica molto diversa dall'invecchiamento di una totalità di popolazione che ha un'età media estremamente bassa, basta pensare all'Africa, eccetera. Basta andare appunto nelle zone di contatto fra certi mondi, il mondo che migra, e certi mondi, il mondo che riceve i migranti, per rendersi conto che su quelle zone, per esempio, il problema della longevità e della sanità è completamente diverso. Detto questo, quanto della profondità di conoscenza di cui si è sentita la presenza in una discussione come quella di stamattina da noi può servire per essere proposta alla totalità della popolazione mondiale, no? Un episodio è stato l'episodio della pandemia, ecco. Ma anche nell'episodio della pandemia, diciamocelo francamente, tutta la riflessione è stata fatta nel mondo abbiente, nel mondo privilegiato. No, io, per esempio, non ho idea se ci sia stato il Covid in Africa, no? Con ogni probabilità, diciamo, ci sarà stato, ma
abbiamo un livello di informazione che è totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo invece in Lombardia, perfino la differenza tra come è successo in Lombardia o invece è successo a Reggio Calabria. Quindi io vorrei portare come contributo un richiamo a complemento non soltanto della discussione di stamattina, ma appunto agli aspetti che erano presentissimi in alcuni interventi, ma che paradossalmente facevano poco riferimento al discorso, appunto, un conto occuparsi di Montaigne, un conto occuparsi del suo cavallo.